spettacoli per ragazzi. Tra i più apprezzati quello di Laura Kibel, la protagonista di questo Sotto i riflettori. Vediamo. Lei si offende se si dice che recita con i piedi? Oh, beh, insomma, direi che è il mio mestiere adesso. Aspetta, aspetta, che non è ancora pronto. Me l'ho dimenticato il naso. Un attimo, perché l'attore deve essere in ordine. Ecco, ecco. Oh, adesso è tutta un'altra faccia. Io questo faccio, recito con i piedi. Caramba! Ebbene sì, allora io sono Laura Kibel e vivo a Roma da 25 anni, ma sono nata a Verona. Vengo dal mondo della musica, suonavo il violino e poi niente, un giorno sono stata folgorata da un'immagine dove c'era una pianta di piede con un naso sopra. Ho detto guarda che buffo questa cosa qua. Ed è stata una rivelazione insomma questa dei piedi che sono considerati gli ultimi della terra, a contatto con la sporcizia, con il suolo, invece li ho tirati su in alto verso le nuvole e ho scoperto che hanno una vitalità e un'ironia straordinaria. Che cura hai per i tuoi piedi? Beh, quella che potrebbe avere un'attrice per la sua faccia, insomma, ecco, l'unica cosa che non ho trovato un chirurgo estetico che mi faccia i canotti, cioè le labrone, al piede. Un monumento a Roma che preferisci? Sicuramente il piedone del Colosso che sta dentro il cortile dei Musei Capitolini, deve essere il Colosso di Comodo. Il film preferito? A piedi nudi nel parco. E il libro che ami di più? Va dove ti porta il piede. Per salutarti, più che darti la mano, forse è meglio darti il piede. Ah, certo, il piede. Allora, arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao.